Isola dei famosi, a quanto ammontano i cachet dei naufraghi? Da quando all'Isola dei famosi la lotta per i cachet tra Elena Morali e Bianca Azzei è divenuta virale, non si fa altro che parlarne. L'Isola dei famosi, video, per molti VIP, è un importante punto di approdo per diversi motivi, in primis per popolarità, ma anche per il cachet, che nella maggior parte dei casi è davvero esagerato. Cosa è successo durante la diretta dell'Isola dei famosi? Tutto è iniziato, due puntate fa, quando, durante la chiusura del programma in diretta, Elena Morali e Bianca Azzei hanno manifestato tutto il tras possibile attraverso accuse reciproche su chi avesse il cachet più importante fra loro. Ma, da quel momento in poi, la lotta tra le due è iniziata, anche nelle puntate seguenti la Morali avrebbe accusato la cantante di vantarsi di possedere il cachet più alto di tutti i concorrenti. Accuse quest'ultime davvero poco eleganti per la trasmissione. In realtà Bianca Azzei avrebbe fatto ricadere la questione proprio su Elena Morali, che sarebbe stata la prima a parlare del compenso dell'amica Francesca Cipriani. Dunque una questione tutta da chiarire, per fortuna che, una volta tolto l'audio, Alessia Marcuzzi è entrata tempestivamente nella discussione per porre fine alla faccenda e per continuare il reality. Ma a quanto ammonterebbero effettivamente i cachet dei personaggi dell'Isola dei famosi? A distanza di qualche settimana, ancora il web ne parla, curioso di capire effettivamente quanto potessero guadagnare gli isolani di Canale 5. Le prime stime, a quanto pare, sono state tempestivamente rese note al grande pubblico. Partendo dalla conduttrice, è bene sapere che indicativamente Alessia Marcuzzi percepirebbe 90.000 euro a puntata. Dunque, per la fine del programma, il suo cachet totale ammonterebbe a 1,5 milioni di euro circa, davvero esorbitante. Per tutti i concorrenti, a seconda della loro popolarità, sarebbe stato predisposto, invece, un cachet compreso tra i 50.000 e i 250.000 euro. Quest'ultima è una stima molto affidabile che prende in considerazione i cachet delle puntate passate del cancelletto Isola dei famosi negli ultimi anni. Solo Simona Ventura, nel 2016, sarebbe riuscita, su richiesta esplicita, ad ottenere mezzo milione di euro per la sua partecipazione alla trasmissione. Ma ciò che più di tutto è interessante sapere sui cachet dell'Isola dei famosi è che, ad essere pagati, non sono solo gli isolani, la conduttrice e gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Anche i parenti presenti in studio, a quanto pare, percepirebbero un compenso pari a 1.500 euro a puntata.